been awake for a while now. You got me feeling like a child now. Cause every time I see a bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know. È arrivato il momento del room tour! Hey guys, it's me! I want to do my room tour, yes. It's the time of my room tour. Oh my gosh! Ci tengo subito a dirvi due o tre cose. Innanzitutto ho una tazza di tè in mano perché mi sembra più familiare, non lo so, mi piaceva. Seconda cosa, i miei gusti sono cambiati tantissimo, nel senso anche proprio dal primo room tour che vi avevo fatto. Come l'ho detto, tutto uguale, che vi avevo fatto. I miei colori preferiti in questo momento e penso anche in futuro sono diventati il bianco e il rosa. La mia camera è diventata molto simile ad altre camere che ci sono qui su YouTube. Mi sono abbastanza omologata da quel punto di vista, però mi piace tantissimo questo stile e quindi, insomma, un po' come i ragazzi, no, che hanno tutti il ciuffo all'insù. E io sono un po' così. L'avete aspettata tantissimo, lo so. Volevo che fosse perfetta. Io, se non l'avete capito, sono una persona abbastanza precisina, pignola e voglio che sia tutto a posto e adesso più o meno lo è, quindi appunto ve lo giro adesso e niente, partiamo. Come prima cosa vi faccio vedere questo tavolino che ovviamente, come la maggior parte delle cose che vedrete qua dentro, proviene da IKEA e non mi ricordo assolutamente il nome, però comunque sia era costato all'incirca 16 euro, giusto così da appoggiarci sopra le cose. Poi qui c'è il mio quadernino di YouTube dove dentro ci sono un po' di idee e poi ci sono anche tutti i vostri bigliettini. E poi volevo dire giusto un attimo una cosa, questo quadernino qua l'ho fatto grazie a Don't Do It Yourself che ho seguito. Vi lascio sotto il DIY. Poi qui ci sono una pila di riviste, tanto così per fare un po' carino. Questa invece è sempre un'altra coppina di quelle di IKEA con dentro i miei due orologi preferiti. E poi questo cosino adorabile, perché io giuro che lo mangerei. Questo è uno dei regali che mi avete fatto e non so se è una saponetta o che cosa, però comunque sia rappresenta un dolcetto e giuro che è bellissimo, mi è piaciuto un sacco. In questo contenitore di vetro di Leroy Merlin, che ho pagato tipo 3 euro, ci ho messo dentro la Jewel Candle, quella alle ciliegie, buonissima. E poi qua sotto invece c'è una cesta con dentro tre sciarpe che uso spesso, una candelina di quelle che avevo fatto il DIY con scritto Love. E poi c'è anche la scatolina dei macarons della Durée. E diciamo che appunto è un bel ricordo perché quando siamo andati a Milano io e Feli, tre ragazze ci hanno voluto fare il regalo e hanno voluto comprarci i macarons e quindi appunto ho deciso di lasciarla qua. Buona buona. Poi c'è questo quadro messo qui per il semplice fatto che dietro c'è una presa orribile con dei fili orribili e quindi per coprirlo ci ho messo appunto questo qua, che l'ho comprato anche questo ovviamente da IKEA e il prezzo mi sembra che si raggiri intorno ai 16 euro anche questo. Questa decorazione con scritto Hello Autumn l'ho fatta io ieri sera tra l'altro e non vi preoccupate, vi farò il room inspiring, vi farò poi un video per far vedere come l'ho realizzata, è una cavolata in realtà. Però appunto, visto che a me piace tanto l'autunno, ho deciso di scriverci un qualcosa di attinente. Poi questo, che anche questo, mamma mia, mi avete chiesto veramente in tantissimi dove l'ho trovato. E adesso vi dico che l'avevo trovato dai cinesi, da Super Shop, che è un negozio appunto di cinesi, di casalinghi, di cose anche per la casa, grandissimo, che c'è a Brignole, qua a Genova. E l'avevo pagato tipo 17 euro. Qui ci ho messo tutte le mie piccole Yankee candoline. Ho la Beach Flower, Summer Scoop, questa alle rose che non riesco a leggere il nome, e quella alla crema di burro. E tra l'altro questa qua me l'avete regalata voi, me l'ha regalata una di voi, ed è buonissima. Poi, altra cosa che prima o poi vi ci farò il do it yourself è questa targhettina che ho fatto io. Qui ci troviamo la mia piccola collezione di smaltini di Essie. E ho Fashion Playground. Poi questo che è, non riesco a leggere il nome, è simile a questo che vi sto per dire, che è Lovey Dovey. E questo mi piace tantissimo. Poi questo lo so già, è lo Sugar Daddy.
E poi, infine, c'è il Saint-Tropez, che non ve lo sto neanche a tirare giù perché so già che è quello. Qui invece ci sono quelli di Siate o Chate o come cavolo si dice, non l'ho ancora capito. E non so leggere i nomi di questi, perché tra l'altro li avevo presi in una confezione tutti insieme. Poi, passando da questa altra parte, ci sono due campioncini di Chanel e poi i due Labello in vaniglia e macadamia e raspberry, vabbè, quello lì, ai lamponi, buono buono. Smile, please stay for a while now and just take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. Poi spostandoci qua abbiamo la cassettiera che è la classica, la M&S di Ikea, che hanno tutte, davvero tutte. Qui c'è il reparto dedicato al make-up, lato Eletta, diciamo. Questi bicchieri sono sempre di Ikea, logicamente, come il piattino, che tra l'altro mi aveva regalato la Gaia, perché a Genova non c'era più. I pennelli sono tutti quelli che mi sono arrivati da Semi Dress e Dresslink, mi sembra. Come profumo attualmente uso questo qui, che è buonissimo, ragazzi, ve lo giuro, questo profumo mi piace da morire e si chiama Updo Chic. Avevo anche il signorina, l'ho finito, però la confezione mi piace talmente tanto che ho voluto tenerlo. Poi vabbè, questo niente, lo specchio normale di Ikea. E poi invece qui ci sono questi tre, queste tre cosine carine di vetro, dove dentro ci tengo qui tutti i campioncini di profumi che non so mai dove mettere, qui il cotton fioc e qua invece non mi ricordo, delle perle con dei diamanti dentro finti, logicamente. Da questa parte invece ci sono le due candele che ho fatto, quelle lì del do it yourself, delle candele simili H&M. Questo è un portanelli che avevo trovato da Tiger e dentro ci ho messo, diciamo, gli anelli che mi piacciono e che uso soprattutto di più, con anche gli orecchini abbinati. Invece questa piantina, che tra l'altro mi avete richiesto tantissimo dove l'ho presa, è la semplicissima e comunissima piantina di Ikea con vaso annesso, si dice così? Annesso? Vabbè, comunque sia. Sia il vaso che la pianta sono di Ikea. Lo specchio non è di Ikea, bensì di Leroy Merlin. Forse la mia idea è anche quella di sprayarlo e farlo diventare argentato per farlo risaltare un po' di più, perché come potete ben notare mi piace il bianco, perché è tutto bianco, tutto, però appunto forse lo specchio ho la mezza idea di farlo diventare argentato, non lo so ancora, però è possibile. Poi, allora, vi faccio giusto così, ma velocissimo, una panoramica di quando vi farò anche la makeup collection, che sì, i miei trucchi sono aumentati tantissimo, ma io giuro che la buona parte sono quelli che mi inviano, che mi invia Debbie per appunto la collaborazione, se no i miei che ho comprato sono praticamente gli stessi della prima makeup collection che ho fatto. Qua sotto, allora qua sotto, so che può sembrare un macello, però io in questo macello ci capisco, cioè diciamo che questa è una sorta di magazzino per me, dove c'è di tutto veramente. Qua ci sono le matite, la colla, qua c'è la colla caldo, qua questi due non c'entrano niente, ma vabbè, lì ci sono i pennelli, qua sotto ci sono dei quaderni, c'è la cosa per la ceretta, c'è un po' un casino, però comunque sia, io ci capisco. E poi invece qua sotto ci sono le mie scarpe, per ora le metto qua, poi semmai spero di poter cambiare la loro position. Qui c'è il mio open wardrobe, e lo dico in inglese perché in italiano non mi piace tanto, credo che si chiami tipo Rella, non lo so, un nome indefinito, comunque sia, ho messo i miei vestiti preferiti, quelli che mi piacciono di più. Questa qui comunque sia la potete, come tutto, vi ripeto, trovare sempre da Ikea, tra l'altro a un prezzo bassissimo, tipo 10 euro, e no, le cose non si impolverano come tutti mi chiedono, non so perché ci sia questa cosa che i vestiti si impolverano se si mettono sulla rella. Passando sotto ci sono queste due scatole che ho comprato sempre da Ikea, dove dentro ci sono, non lo so, c'è un frusaglio, sono anche una patita dei sacchettini di Subdued. Io lo chiamo Subdued perché all'inglese si dice così, oh vabbè, comunque Subdued se non si fosse capito. E niente, quindi li colleziono, tra virgolette, ho messo questi due qua, e quello lì grande contiene tutti i miei fiori finti. Ce ne sono tantissimi. Poi qua ci sono due paia di scarpe abbastanza invernali o comunque autunnali, che sono le tipo Clarks, che non sono però proprio le Clarks, però le avevo comprate in un negozio made in Italy,
e quelli lì che sono tipo degli stivaletti. Poi qui c'è questa mensolina che ho sempre preso da IKEA e sopra c'è, come potete ben vedere, un sacchetto di Subdued o Subdued, il quadro grande, il fratello dell'altro, che ho preso sempre da IKEA, con anche la cornicetta, la figlioletta, sto facendo tutte le rime, e poi la candela, questa qui grande, che avevo fatto. In questa parte invece c'è questa seggiolina, poltroncina, vabbè. Questa qui l'abbiamo trovata già qua in questa casa, non l'abbiamo comprata da nessuna parte, però ho detto vabbè, è bianca, è abbastanza nello stile sia della Rella che del letto, piazziamocela qua con un sacco di patate. Comunque, questi cuscini tra l'altro li avevo fatti io e se mai vi linko qua sotto il video dove vi ho detto come si faceva. What am I gonna say when you make me feel this way? I just and it starts in my toes and I crinkle my nose. Ho finito la tazza di tè, l'appoggio un attimo sulla cassettiera. Dicevo, questo qui è il letto, come già lo conoscete grazie al background, è il classico letto di IKEA, nel senso che ce l'hanno davvero in tantissime ragazze. Ha un nome tutto strano, si chiama tipo Layer Wick, Layer qualcosa, ve lo lascio qua sotto comunque. E questo è ad una piazza e mezza, il mio durante il trasloco si era rotto, come forse alcune di voi già sanno. Comunque, il letto è così alto perché ho messo i due materassi, in realtà ce ne sono due, non è uno solo. Ed è una cosa che ci tengo a dirla perché io prima di capirlo grazie agli altri video ci ho messo un sacco di tempo, perché in realtà questo qua non ha la possibilità di far decidere a che punto mettere la rete di altezza. Le coperte sono sempre di IKEA, come anche questa, che tra l'altro si chiama Ophelia, se non sbaglio. Poi anche questo cuscino si chiama Ophelia. E lo devo ricomprare perché lavandolo si è ingiallita tutta questa parte, ma vabbè. Poi qui c'è il completo di questo. Questi sono altri due cuscini che ho preso da IKEA, come questo. E invece questi due sono di un set, come si dice, di un set di coperte che hanno tutti questi fronzolini carini e quindi mi piaceva e ce li ho messi. Quindi sì, questo è il letto e tra l'altro voi vedete sempre questa parte. Qui ci sono altre due scatoline rosa di IKEA con sopra i miei... Non sono gli aghi, però, sono tipo quelli. non sono originali, però l'importante è che siano carini e che tengano caldo. In questa parete ci troviamo le tre cornici, sempre queste, logicamente di IKEA, con me e la Gaia, me e me e la Gaia di nuovo. Teoricamente qua ci dovremmo essere tipo io e Feli. Oddio, che fai? Sei buona. Ecco, fatto un danno. E poi qua sopra c'è la scritta di cui vi ho fatto il do it yourself e vi lascio sempre giù qua sotto nell'info box tutti i link, tutte le cose. Ci troviamo un comodino che è anche questo, il super classico che hanno tutte ormai, ed è appunto l'Emnes di IKEA. Aspetta che mi metto di qua, pardon. Questa è sempre di IKEA, questa invece è una specie di alzatina e dentro anche questo è uno dei vostri regali e giuro che, mamma mia, è buonissimo, ma proprio che mi sa di buono, cioè mi viene voglia di mangiarlo. Qua sopra invece ci sono le altre tre candeline di IKEA, questa specie di targhetta che ho fatto tra l'altro ieri sera insieme a quella di Hello Autumn, e non vi preoccupate che anche per questa vi farò il DIY e secondo me è semplicissima da fare ma è veramente bella, cioè mi piace proprio. E poi qua dietro c'è un sacchettino, questo paralume l'ho comprato giusto ieri dai cinesi a tipo 2 euro l'una. Allora, voi teoricamente conoscete le mie lampade come quelle rosa, no? Solo che voi non avete idea di quanto condizioni la lampada rosa, nel senso che se la lampada è rosa ci deve essere il copriletto abbinato, se no ci sta malissimo, ve lo garantisco. Quindi, visto che mi avevano un po' stufato, perché comunque sì che volevo dare un po' di colore rispetto al muro, però mi avevano un po', cioè sono carine, però le metto giusto quando voglio fare il completo con tutto rosa, con tutto così. E invece, visto che voglio prendere un copriletto
anche non rosa per dirvi, se no ci sarebbe stato male. Comunque, il bastone è sempre di Ikea e l'avevo pagato 10 euro ed è il classico. La lasciamo accesa che fa carino carino. Poi qua sopra c'è una mensolina. Qui c'è una cornice sempre di Ikea e dentro c'è un biglietto che mi aveva fatto la Eli Like Me, e quindi ho deciso di metterlo lì perché è un ricordo bellissimo di quando ci eravamo incontrate a DitaTube. Poi qui ci sono due libri che non vedo perché io sono qua sotto, però so che c'è questo, penso che sia quello di Romeo e Giulietta, questo invece non mi ricordo. E poi c'è la scatola del signorina. Ta-ta-ta! Il quadro! Un sacco di voi l'hanno notato dai vari vlog e mi hanno chiesto: Giulia, ti prego, dimmi dove lo hai comprato, che lo sto cercando da una vita. Allora, questo quadro qua l'ho fatto io. Sì, lo so, sono una pazza. Però mi piace un sacco come è venuto, perché l'ho fatto tutto a mano, con il pennello. Però ho seguito un do it yourself, sempre della stessa ragazza che ho citato prima, del libretto. E quindi qua sotto vi lascio il do it yourself che ho seguito. Non ve l'ho detto prima, però mi piace come ci sta con la lampada, perché riprende il nero della scritta. E quindi mi fa più pandan, mi piace di più. Qui c'è l'altro comodino che è uguale a quello di prima, con anche la stessa lampada e tutto. E poi qui c'è uno dei vostri regali ed è una cornice di Zara Home. Ci sono dei fiori, logicamente. Come si chiama la brocca? È di Ikea e tipo costa pochissimo, meno di 5 euro. E i fiori li ho presi nel mercato, mi sembra, se non sbaglio. Questo è il sacchettino della Durée, di appunto quando quelle tre ragazze, la Vale, la Cecilia e la Martina, ci avevano regalato i macarons, e appunto ho deciso di mettere qua anche questo. Ah sì, e poi il tappeto. Questo qui è quello non vero, non di pecora, quello finto, infatti costa tipo 10 euro. C'è il libro di Lauren, che poi vi dirò com'è. Qui c'è una candelina, sempre di Ikea, e qua c'è una foto molto vintage che mi aveva fatto Feli. C'è l'armadio, le ante sono sempre di Ikea. Questo cosino è bellissimo, mi piace un sacco, e si può trovare anche da Super Shop, quel negozio di cinesi casalinghi che vi dicevo prima, e costa pochissimo, tipo 3-4 euro. Allora, velocemente, giusto un'occhiata. Ho piegato tutto, ho messo tutto a posto. Qua invece questo è quello a due ante, e di questo ne vado fiera. In questo momento voi state vedendo la mia pignoleria, nel senso che, ecco, così vanno bene. Ci sono i jeans che uso tutti i giorni, tutte le collane che uso di più. Un sacco di volte mi avete richiesto come organizzo appunto sia l'armadio che le borse, e io ci ho messo veramente tantissimo tempo per riuscire a fare una cosa decente, tra virgolette. Comunque sia, lì ci sono un po' le borse che uso di meno, e qua invece quelle che uso di più. In questo cestino tutto quello che vedete a livello di mobile di Ikea. Ci sono le borse che uso appunto di più, e qua anche. Invece questa qua è un'anta che ho aggiunto adesso, cioè nel senso di recente. Ci sono le magliette. Questo mobile è una libreria che c'era già in questa casa. Questo è un cestello che proviene da Tiger e contiene dei libri che ho già letto. Qui ci sono alcuni dei miei libri preferiti. Tre maglioncini molto color pastello, girly, e mi piace un sacco metterli qua. Una cornicetta di Ikea con dentro una stampa con i fiori, e le mie tre Yankee Candle. Queste sono quelle ai biscotti, questa è i fiori e questa anche. Poi qui sotto invece ci sono appunto, come diciamo, come sopra, ho ripreso un po' lo stesso motivo. E ci sono appunto i jeans, questi verdini, questi rosini e questi bianchi. Questo è il porta cupcake, o comunque porta dolci, che io ho fatto diventare un porta smalti, dove dentro ci sono gli smalti che preferisco di Kiko. Questo invece l'avevo comprato da Tiger, se non sbaglio, questo cosino. Questo qua me l'aveva regalato la mia bisnonna, quindi non so da dove provenga. Una bottiglia di vetro, che non mi ricordo se avevo fatto io o ho comprato. Qua sotto invece c'è un quadro. Solo, da solo lui. Qua invece c'è un cestellino con dentro tutti i bracciali che uso di più. E qua diciamo che c'è appunto questa zona dedicata all'abbinamento tra borsa e scarpa. Ba da 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 da.
tuck me in just like a child now. 'Cause every time you hold me in your arms, I'm comfortable enough to feel your warmth that starts in my soul. And I lose all control when you kiss my nose, the feeling shows. 'Cause you make me smile, baby, just take your time now, holding me tight. Spero di avervi dato insomma qualche ispirazione, poi vabbè aspettatevi anche dei room inspiring inerenti all'autunno. Mi raccomando, se vi è piaciuto mettete un thumbs up, io vi mando un bacione gigante 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 e ci vediamo alla prossima, ciao!